Non si è fatto interrogare dal GIP Ilir Leba, imprenditore edile di 48 anni, accusato di aver ucciso a coltellate sabato notte Tommaso Dini, ex agente immobiliare di Scandicci. Ma qualcosa l'ha comunque detta, sotto forma di dichiarazione spontanea. Le stesse parole che il suo avvocato Neri Cappugi ci aveva detto a caldo il giorno dopo l'omicidio, ovvero che Leba non aveva intenzione di fare male a Dini e che non sa cosa gli sia successo quando l'ha visto in piazza Piave a Scandicci. Ma gli inquirenti hanno isolato un file audio captato dal microfono della telecamera del kebab dove stava mangiando Leba. L'apparecchio lo avrebbe registrato mentre pronunciava la frase «ora gli devo tirare», che in gergo fiorentino significa «ora lo devo colpire». Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Leba, proprio alla vista di Dini, che si era avvicinato alla vetrina del kebab, avrebbe iniziato ad agitarsi. Tra i due ci sono stati screzi in passato, pare per questioni di interessi economici, tanto che altre volte si sarebbero affrontati in pubblico. Uno dei clienti ha cercato di calmarlo, ma il 48enne avrebbe estratto un coltello a serramanico, forse l'arma del delitto che non si trova. I testimoni dicono di non aver visto il momento delle coltellate mortali. L'avvocato Cappugi ha chiesto alla GIP la misura degli arresti domiciliari, considerando il fatto che Leba è incensurato, ma per il momento il giudice non ha accolto la richiesta. Il 48enne resta dunque a Sollicciano.